Milano, 8 gennaio 1980. Da pochi giorni sono finite le vacanze di Natale. Le scuole riaprono. Anche la scuola media Gramsci. Si trova in via Franco Tosi, periferia sud di Milano, tra il quartiere della Barona e la circonvallazione di via Le Cassala. Un'auto, una Fiat Ritmo, è diretta verso quella scuola. All'apparenza sembra un'auto come tutte le altre. In realtà è un'auto civetta, un'auto della polizia in borghese. A bordo tre uomini. Sono tre poliziotti del commissariato ticinese, anche loro in borghese. Antonio Cestari, 50 anni. Rocco Santoro, 32 anni. Michele Tatulli, 25 anni. Guidano e chiacchierano tranquillamente. Guardo in faccia la realtà e poi riprendo le distanze. La nostra storia è composta da spargimenti di sangue per motivi futili. Ma non abbiamo coscienza, inutile dirlo, l'uomo è il sinonimo dell'incoerenza. I tre poliziotti non si accorgono che da pochi minuti una Fiat 128 bianca li sta seguendo. Alla guida di quell'auto c'è un terrorista. Pochi metri più avanti ci sono altri tre terroristi nascosti dietro le macchine parcheggiate. Tra di essi Mario Moretti e Barbara Balsarani, due pericolosi capi storici delle Brigate Rosse. Pochi metri prima del sottopassaggio ferroviario, la Fiat 128 con una manovra improvvisa blocca la strada al ritmo dei tre poliziotti. Dal lato sinistro spuntano i tre brigadisti in agguato e iniziano a sparare. I poliziotti non hanno il tempo di reagire, sono colti di sorpresa. 30 pallottole di pistola e mitraglietta li colpiscono. Muoiono sul colpo. Pochi secondi e tutto è finito. Diciamo basta i colpi di pistola come sottofondo. Noi non vogliamo più passare anni di piombo. Vogliamo un paese libero e vivo. Ricordiamo ciò che è stato il secolo scorso. Dopo poche ore, l'agguato è rivendicato dalle Brigate Rosse, colonna Walter Alasia. Nel volantino una frase: benvenuto al generale dalla Chiesa. Il 14 dicembre 1979 Carlo Alberto dalla Chiesa viene nominato capo della divisione Pastrengo. Era uno dei generali più temuti dalle Brigate Rosse. Quando torna a Milano, le Brigate Rosse decidono di dargli benvenuto alla loro maniera. Lo scorso noi non vogliamo più anni di piombo. Rocco Santoro, Antonio Cestari, Michele Tatulli, di loro non resta che una lapide, in via Schivano, a pochi metri da via Le Cassala, nel luogo dell'attentato. Una strage sconosciuta e dimenticata, resa ancora più tragica e assurda dal fatto che i brigatisti volevano dare il benvenuto a Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri, e per farlo colpirono e uccisero tre poliziotti.